Adesso passiamo agli interventi degli ospiti. Don Pier Giorgio, presente? No, credo che abbia avuto un impegno previsto. Chiamo il dottor Gagliardini, delle Coldiretti e Territori Imprese. Buongiorno a tutti. A me sembra una platea molto attenta e quindi, stando ai tempi, visto che siamo oltre la tabella di marcia, io andrò per titoli, perché tanto voi so che capirete molto bene. Volevo dare un dato che non c'entra niente forse con la questione legata a questa mattina, è venuto fuori, è emerso da una ragazza che ha preceduto: i 786,6 megawatt di fotovoltaico sono prodotti nelle Marche per il 64% a terra. Ecco, quindi questo è, chiudiamo un capitolo del fotovoltaico. La Lombardia 15,4%, no? Quindi ecco, questo è il fenomeno e il rapporto. Siamo tra quelli più alti in termini assoluti di fotovoltaico a terra. Il problema di quest'oggi è integrato a quello che dicevo, ma è leggermente un altro. Io vorrei essere molto chiaro e spero di essere capito, ma so che voi mi capirete benissimo. Coldiretti, rapporto con le questioni di questo ordine e genere. Innanzitutto mi preme ricordare qual è la finalità vera dell'agricoltore e del produttore agricolo. La finalità è quella di produrre essenzialmente prodotto alimentare, no? Senza trascurare altro. Ma vedete, questa è l'importanza e la finalità, produrre non solo alimenti, diciamo, ma siamo arrivati a dire cibo addirittura, quindi questo ci interessa particolarmente, pur non essendo contrari alla produzione di energie alternative da fonti rinnovabili. Questa cosa ci sta estremamente a cuore, vedremo poi come. Mi preme ricordarlo, qui è venuto fuori con un paio di sfumature: siamo sicuramente contrari a tutte quelle leggi che tentano di tutelare gli speculatori. E allora bisogna stare attenti in questo senso, perché è venuta fuori anche una battuta da qualche grosso esponente della giunta regionale in quest'ultima tornata del consiglio regionale di come vengono fatte le leggi, perché poi se quella legge malandrina rischia di diventare un diritto per lo speculatore, siamo contro le leggi che tutelano i diritti degli speculatori. Dicevo che come mondo agricolo, almeno come Coldiretti, siamo a favore della produzione di energie alternative e quindi siamo a favore della multifunzionalità agricola. Cosa significa? Significa che un imprenditore agricolo come può svolgere la sua attività multifunzionale andando a spalare la neve quando no, le strade sono piene? Quella è multifunzionalità, nel senso che l'attività principale è quella agricola, per connessione uno può anche spalare la neve e quindi rende anche un servizio pubblico, perché una beatissima decreto legislativo 228 del 2001 ha dato la possibilità anche di svolgere non solo la produzione di beni e di prodotti alimentari, ma anche servizi. L'agriturismo per esempio è uno di questi, quindi è un'attività multifunzionale che può svolgere chi, però, colui che è prevalentemente attività che svolge attività agricola e può anche svolgere un'attività multifunzionale. Ecco, la produzione di energie alternative deve stare in questo connubio, nel senso che può essere svolta, se parliamo di agroenergie, da coloro che come attività principale fanno gli agricoltori e per arrotondare, per ottimizzare anche le produzioni della propria azienda, fanno anche produzione di agroenergie, ma non può essere un business prevalente all'interno dell'attività. Quindi attività multifunzionale per l'imprenditore agricolo anche che produce energie alternative, ma quali energie? Noi, in maniera molto sintetica, visti i tempi, e almeno io qui le distingo in energie buone e energie cattive. Qual è l'energia buona? L'energia buona è quella che completa l'attività dell'imprenditore agricolo utilizzando o riutilizzando gli scarti della sua lavorazione dell'azienda e magari destinando una piccola parte anche a colture alternative all'interno della sua azienda, più che colture alternative a colture dedicate. Certamente quando un'impresa, ancorché andando a scorazzare lungo le campagne marchigiane, va a caccia dei terreni a suon di migliaia di euro per fare di quei 40 ettari che compra solo colture dedicate, sarà sempre un'attività agricola, ma sicuramente non c'entra niente con quello che diciamo noi. Questa è una speculazione vera e buona. Buona energia prodotta anche se è agroenergia. Quindi a questo punto di vista la cosiddetta energia industriale non ci interessa. Quella che vede
in capo a multinazionali, a speculatori, a società di questo ordine e genere, a questi signori del biogas, appunto, girare per le nostre campagne, come dicevo prima, e offrire quanto? Offrire un qualcosa che va tre volte tanto, quattro volte tanto. Mi dicevano a ieri che gli affitti dei terreni agricoli, non parliamo degli acquisti, sono quadruplicati in alcuni casi, perché sono arrivati nelle Marche anche ad oltre 1000 euro ad ettaro. E qui ricito un altro noto esponente del Consiglio regionale, vicino presidente di una certa commissione a me vicina, voglio dire, dove direbbe, ma allora sei un talebano, ma se quello ti dà 1000 euro te, il tuo coltivatore, dovresti spingerlo ad aderire. No, signori, perché quella che ai sensi della multifunzionalità che dicevo prima poteva essere e può ancora, se ritornando a quella questione etica che diceva l'avvocato Canafoglia che mi ha preceduto poc'anzi, diventare una realtà vera, voglio dire, e rifondiamo un patto tra genti nuovi, allora va bene. Ma quando questa diventa speculazione pura, noi non ci stiamo più. Quindi a questo punto non è vero che io faccio un bene a un imprenditore che prende 1000 euro ad ettaro fino ad arrivare, vedremo dopo cosa, in altre regioni d'Italia, e che quella è un momento proprio minimo rispetto a quella che può essere l'attività del futuro e per le future generazioni. Quindi quello che può essere un'attività oggi interessante diventa un boomerang per l'azienda agricola. Perché vi cito un dato, quello che è successo a Cremona. In Lombardia ci saranno ad oggi oltre 300 impianti di biogas, oltre 100 circa sono in provincia di Cremona. Un anno fa, novembre 2010, da una nostra indagine fatta attraverso Coldiretti di Cremona, gli affitti dei terreni agricoli erano andati a 1500 euro, ad oggi, qualche giorno fa, 2500 euro ad ettaro. Perché? Cremona, sapete che è la grande produttrice del latte italiano, gli allevatori veri non trovano più un ettaro di foraggio per dare da mangiare alle bestie, perché l'affitto del terreno per uso agricolo non può sopportare 2500 euro ad ettaro. Quindi se le Marche vogliono diventare questo, come mondo agricolo noi ci opporremo sicuramente. Petrini lo vuole, Petrini e basta. Un altro dato molto importante è questo, voi lo sapete meglio di me perché i calcoli ve li siete fatti, noi li abbiamo fatti ugualmente, penso che collimino da un punto di vista agricolo. Un impianto da un mega, se non fatto con il criterio della buona agroenergia, significa deturpare o comunque impiantare per colture dedicate 2 ettari di mais al giorno. Un impianto di un mega necessita 2 ettari di mais al giorno, perché questi è quello che richiedono, perché sono affamati di queste quantità e di queste superfici. Allora una domanda è semplice, ma cosa diventerebbe, e qui sta a cuore, vi spiego il perché, il territorio Marche con questa trend, con questa mentalità, diventerebbe un obbrobrio. E siccome anche al mondo agricolo, forte e mi ha convinto pienamente un articolo fatto da Aldo Bonomi sul Sole 24 Ore del 16 aprile 2008, che ce l'ho come un quadretto attaccato in ufficio. Aldo Bonomi è un sociologo della Aster che studia i fenomeni dei territori, quindi i localismi, no? Aldo Bonomi diceva: il brand del territorio è la nuova sfida reddituale per l'impresa agricola. Un articolo che, se voi lo leggete, voglio dire, lo sintetizzo molto malamente, ma dice questo: insomma, l'azienda agricola del futuro è diventata diciamo così, che opera in un incrocio di interessi che vanno a sposare poi la nuda vita quotidiana di ognuno di noi, e cioè impatta con la salute, impatta con la biodiversità, impatta con il paesaggio, impatta con il territorio. Ma perché? Perché è chiaro che tutto quello che noi non riusciamo a piazzare con le commodities che ci danno 4 lire, perché poi anche lì è un mercato ormai diventato, no? Più da finanza che non da questioni alimentari, no? Questo discorso va ad essere valorizzato per le produzioni specifiche che anche le Marche riescono a fare, con una media di 10,6 ettari ad azienda, quindi molto bassa. Vanno ad essere valorizzate le proprie produzioni nella misura in cui queste si sposano col brand del territorio. Allora, se il brand del territorio a noi ci si sputtane, scusatemi il termine, anche quelle imprese che noi stiamo accompagnando alla vendita diretta, al chilometro zero, che trovano un patto forte con il cittadino, consumatore, contribuente, andranno a farsi friggere. Quindi noi, a tutela di queste imprese, non possiamo permettercelo. Da questo punto di vista stiamo dimenticando. Concludo perché
presentazioni. Concludo dicendo questo: prendiamo atto della tardiva legge che è stata fatta in Consiglio regionale, tardiva perché poteva essere fatta nel 2010, insieme vicino a quella del pannello fotovoltaico a terra, e siamo convinti comunque che questo bel paesaggio che le Marche fino a ieri, e speriamo non venga più deturpato, poteva continuarsi a vantare, sicuramente pone in contraddizione la giunta regionale e compromette la politica di marketing costoso che sta facendo e con tutto quello che ne andrà a rovinare. Quindi se una tabella di marcia sulle agroenergie, sulle energie alternative va posta, questa non può essere che fatta in partenariato, dico io, con chi paga, e cioè ognuno di noi, con il cittadino, consumatore, contribuente, come mi chiamo io, e con chi vive del territorio e sul territorio. Quindi chi vive del territorio intendo la mia parte, cioè gli imprenditori agricoli. Chiamo il dottor Tommaso Corbatta, sindaco di Civitanova. Sono anch'io un sindaco impegnato nella lotta contro le mie centrali biomasse, che sono state installate, non ancora aperte, o che si vorrebbero installare nel mio, e sono in mezzo. Quindi non ho avuto bisogno di studiare ulteriormente per capire quali problemi potrebbero avere i miei concittadini e io stesso dall'apertura di ulteriori fonti inquinanti. Civitanova, come molte città costiere, ha un livello di PM10 di altri inquinanti dalla combustione veicolare e dalla combustione per riscaldamento, più che industriale devo dire Civitanova, superiore, che supera abbondantemente i limiti di legge, quelli attuali e quelli futuri, quindi tanto più quelli futuri, quelli che dovrebbero essere già attuali invece ancora sono futuri per noi. Quindi non abbiamo assolutamente bisogno, come ho sentito dire, di ulteriori centrali biomasse che utilizzano, nel mio caso, olio di palma, quindi tra l'altro un combustibile assolutamente esotico, per produrre ricchezza per pochi a danno di tutti. Vero? Giustissimo? Perfetto, si potrebbe produrre ricchezza, lavoro, energia elettrica, si può fare in altri modi. Io sono a capo di una giunta che lavora a Civitanova Marche da 3 mesi, stiamo progettando di farlo in altri modi, pannelli solari a tetto, stiamo pensando di comprare una centrale, piccola centrale idroelettrica che l'Enel sta dismettendo, vorrebbe chiudere e farla diventare una centrale comunale, tenerla attiva, tra l'altro entrerebbe in sinergia con le altre attività che alcune partecipate del comune hanno. Benissimo, bene. Però adesso sinceramente sarà perché fino ad un'ora fa stavo tutt'altro clima, stavo facendo il medico, stavo nel mio ambulatorio, sai perché venendo qui ho sentito un clima molto deciso. Ecco, io vorrei instillare, così perlomeno farvi presenti i dubbi che io stesso ho su tutto quanto. Per venire qua, io sono dovuto venire qua di corsa, ho adoperato l'automobile a metà, no? La mia automobile, però sempre inquinante, mi chiedo quanti di noi qui hanno fatto lo stesso. Qualche giorno fa sono venuto su,
a discutere con la direzione regionale delle ferrovie della nuova stazione ferroviaria che dovrebbe nascere a Cittanova, nella zona commerciale, tra Cittanova e Montecosaro. Stazione ferroviaria finanziata per la gran parte dalla Regione Marche, qualche anno fa, e che ora arriva al punto di arrivo, di reale costruzione. Il dirigente regionale delle ferrovie ci faceva presente, sì, voi la fate questa stazione, la costruirete, ma tanto tenete presente che questa stazione rimarrà vuota, praticamente inutilizzata, perché questo sta succedendo in regione. Io non sapevo, ad esempio, l'ha fatto presente lui, che oltre alla stazione principale la città di Ancona ha altre 3 o 4 stazioni, tra cui per esempio una presso l'IKEA, tra l'altro finanziata in buona parte dall'IKEA stessa, stazione che accoglie un traffico di persone di ben 30-40 persone al giorno, se va bene. Quindi una stazione purtroppo molto poco utilizzata, se continua così diventa inutile. Le altre stazioni invece che stanno in giro per Ancona mi dicono ancora peggio, raccolgono un traffico di persone che va dalle 10 alle 15 persone al giorno. Che cosa vuol dire? Certo, non basta prendersela con i grandi speculatori, e noi a Cittanova ne abbiamo avuti tanti. Faccio presente che siamo la città, una delle città dei Marchi con il più alto consumo del territorio, oltre che ci vogliono far diventare anche una città con il più alto consumo dell'aria. Ma bisogna cambiare anche noi, le nostre coscienze. Non è possibile pensare che tutta la colpa, tutta l'onere dell'inquinamento lo abbiano gli altri. Ed è questo il mio problema di sindaco, di neosindaco a Cittanova, perché mi trovo sì a dover combattere delle battaglie tra virgolette facili, come quella contro la mia centrale biomasse, perché lì ho tutta la mia popolazione a favore, addirittura anche la precedente giunta di centrodestra, io faccio parte, sono a capo di una giunta di centrosinistra, anche la precedente giunta di centrodestra si era espressa contro la centrale biomasse. Quindi quella era una battaglia facile, ma poi abbiamo finito lì? Abbiamo risolto tutti i problemi? Blocchiamo le speculazioni edilizie da Cittanova, blocchiamo le speculazioni sulla pelle della gente da parte di chi vuole fare un progetto industriale sbagliato, qui non abbiamo dubbi, ma poi io ho continuamente cittadini che mi vengono a chiedere lavoro in qualsiasi modo, e non gli importa, perché siamo all'interno di una profonda crisi economica. Lo sappiamo. Ok, allora, e lo voglio fare in qualsiasi modo, non importa come. Allora noi a Cittanova stiamo pensando anche di cambiare un pochino di più, un pochino più radicalmente il sistema economico. Stiamo pensando di adoperare la banca etica, stiamo pensando di cambiare dei rapporti di lavoro, perché non si può cambiare solo quello che ci fa comodo cambiare, anche quello che è scomodo, e vorremmo fare questo, ci vuole. E quindi questo io invito tutti, non so come, se l'avete fatto, perché dico sono arrivato tardi, però invito tutti a questa riflessione. Dobbiamo cambiare partendo però da noi. Grazie. Bravo. Grazie per combattere l'intervento. Chiamo il dottor Piera Mancini, sindaco di Cattivolo. Buongiorno a tutti. Allora, io sono il sindaco di Cattivolo, per chi non mi conosce, vedo che ho molti concittadini che sono venuti qua. Cattivolo c'è, sì. È diventata abbastanza famosa i Petrioli in questi ultimi mesi. Devo dare merito ai miei cittadini che si sono fatti conoscere in tutta la regione e a volte anche fuori confini regionali.
Io ho capito il discorso che ha fatto il sindaco Corbatta, e lui è su da 3 mesi, io sono un po' più, tra virgolette, disillusa, sono sindaco quasi da 3 anni e all'inizio anch'io avevo la voglia, ero proprio entusiasta di questo mio nuovo ruolo, volevo anch'io far mettere il fotovoltaico sui tetti, volevo far rimettere a posto il centro storico, volevo dare un aiuto concreto agli agricoltori cercando di far qualcosa per l'agricoltura, non lo so, mettendoli insieme e cercando di vendere per esempio ai come si chiamano, acquisto equo-solidale, quindi alle comunità di acquisto equo-solidale i prodotti. Però piano piano che sono andata avanti in questa esperienza mi sono sentita un po' come Don Chisciotte contro i mulini a vento. E l'ultima cosa che mi è capitata è proprio questa cosa qui dell'impianto a biomasse. All'inizio sono venuti da me degli imprenditori, che sono imprenditori di un paese vicino, e io li ho accolti insieme al mio assessore al commercio, all'industria, e li abbiamo ascoltati. E lì per lì ci è sembrata una cosa positiva per il territorio, perché loro ce l'hanno prospettata come una cosa che veniva addirittura dai miei cittadini, perché ci avevano fatto credere che era un progetto che facevano insieme a un mio imprenditore che aveva una stalla, che i miei agricoltori erano tutti favorevoli perché avrebbero immesso il mais, e quindi abbiamo, come si può dire, eravamo quasi contenti. Però sentendo in giro le persone ci siamo resi conto subito che poi le cose non stavano così, perché i miei agricoltori non mi sembravano essere stati coinvolti da questa idea imprenditoriale, e la stessa cosa anche il mio agricoltore che aveva la stalla. Quindi abbiamo fatto una riunione e lì è uscito fuori un altro panorama, ossia il panorama che i miei cittadini non erano affatto contenti di questa cosa. Ci siamo informati e abbiamo, diciamo, c'è uscito fuori questo mondo del biogas, il mondo dell'energia alternativa all'italiana, e quindi ci siamo messi dalla parte dei cittadini e abbiamo intrapreso questa, ormai è diventata una vera e propria battaglia con la regione, perché non si è comportata bene nei confronti dei marchigiani, non si è comportata bene perché io non ho avuto la riprova con la mia esperienza. Siamo reduci da 5 incontri di conferenza dei servizi. Una conferenza dei servizi io la definirei surreale, dove io facevo, cioè mi prendevano in giro, mi facevano far la parte della matta. Tutte le volte ribadivo che mi presentavo come autorità sanitaria locale e loro mi dicevano: ma questo non è un impianto insalubre, quindi se non è insalubre l'autorità sanitaria non si può esprimere, non sta scritto da nessuna parte. Gli abbiamo chiesto una fideiustione di più di 800.000 euro, non si può dare più di 800.000 euro, ma 250 bastano e avanzano perché l'abbiamo data ai primi, quindi anche voi 250.000 euro. Non fa niente se avete portato un computo metrico nel quale era tutto quanto scritto, calcolato precisamente che per rimettere in pristino i luoghi sono necessari 800.000 euro. Quindi effettivamente posso dire che l'ho sperimentato sulla mia pelle e sulla pelle dei miei cittadini, che voglio ringraziare qui pubblicamente, perché devo, adesso non voglio sminuire gli altri comitati, ci mancherebbe altro, però forse se questo tipo di lotta ha fatto un salto di qualità lo dobbiamo anche ai cittadini di Petriolo, che si sono fatti conoscere. Poi un ringraziamento doveroso ad Adriano May, che comunque, avendo messo in rete tutti quanti i cittadini, ha dato maggior voce a questa protesta, che è una protesta di civiltà, perché comunque questo modo di fare energia è un modo sbagliato. Io all'inizio, ecco, perché sono demotivata come sindaco? Perché all'inizio del mio mandato, dopo 10 giorni, mi sono trovata dei ragazzi umbri, ingegneri, che volevano fare un impianto di quasi 2 megawatt, io penso sul versante più bello della provincia di Macerata.
e quindi mi sono subito spaventata e il giorno dopo stavo in regione. Stavo in regione e io adesso non è perché mi voglio esaltare, però se nelle linee guida regionali del fotovoltaico c'è scritto che non si possono fare impianti sui versanti e sui crinali, è un po' anche merito mio, perché se no quelli non ce l'avrebbero manco messa sta cosa, quindi per lo stop ai grandi impianti sulle colline non ci sarebbe neanche stato, quindi potete capire come mi segna e mi tocca questa cosa. Quindi io vi volevo dire che comunque i sindaci vi stanno vicini, anche perché si sono resi conto che non hanno potere, hanno tanta voglia di fare, vorrebbero fare tante cose, non hanno potere, e soltanto con il vostro aiuto possono effettivamente fare qualcosa per il territorio. Intervento della dottoressa Piera Mancini, chiamo il dottor Carducci, assessore comunale di Sabeto del Tronto. Buongiorno a tutti, proverò a essere sintetico in modo tale da rispettare i tempi. Innanzitutto ringrazio per l'invito gli organizzatori della giornata di oggi, in particolare Adriano Mei e l'avvocato Canafoglia, che ho avuto modo di conoscere in altre occasioni anche nel nostro territorio. E oggi ho avuto la conferma dell'impressione che avevo avuto anche negli ultimi incontri che i cittadini a San Benedetto stavano e stanno organizzando sull'argomento dello stoccaggio del gas, vale a dire che voi siete un gruppo di persone di buonsenso, insomma, che non è che sollevate questioni in maniera pregiudiziale o diciamo quasi ideologiche, e anche oggi ho visto questo stesso approccio un po' da tutti gli interventi, anche se ovviamente condivido l'intervento del sindaco di Civitanova che pone un problema più ampio. Chiaramente l'inquinamento anche nella città di San Benedetto del Tronto non si esaurisce con una possibile centrale di stoccaggio, abbiamo fonti ripetute di inquinamento e quindi è necessario effettivamente uno sforzo più ampio anche da parte dei singoli cittadini oltre che della politica. Dicevo, c'è questo approccio che anche oggi ho visto da parte degli altri comitati, che avevo notato anche da parte del comitato che si era formato recentemente anche sul nostro territorio, che è un approccio non ideologico ma che cerca di entrare nel contenuto della proposta, che in questo caso è uno stoccaggio, e cerca di contrastarla sullo stesso campo dei proponenti. Credo che questo passaggio è il passaggio che è mancato all'amministrazione comunale che io della quale io faccio parte, come ho avuto modo in altre occasioni di dire, che sicuramente nella prima fase di questo percorso è mancata in maniera importante, sia nell'aspetto dell'informazione ai cittadini che anche in un corretto approfondimento. E questo è un merito sicuramente del comitato che si è formato, che so che oggi ha organizzato anche un pullman, perché mi avevano invitato a salirci, ma poi sono venuto con il consigliere Marinucci in macchina, come dice il sindaco Corvatta, era meglio forse che ci organizzavamo anche noi con il pullman. Consigliere Marinucci, che insieme alla consigliera Palma sta portando avanti nel consiglio comunale, attraverso anche i suggerimenti del comitato, una delibera che speriamo possa trovare la luce a breve. Dicevo e concludo, collegandomi anche a ciò che diceva il sindaco di Petriolo, che in questo caso, nel caso di San Benedetto del Tronto, ma credo mi sembra di capire anche negli altri casi, i comitati sono arrivati prima della politica, i cittadini sono arrivati prima della politica, e in molti casi, come nel nostro, ci aiutano a comprendere l'effettiva portata di un progetto, e quindi ci aiutano anche eventualmente a tornare indietro su posizioni forse troppo superficiali che erano state assunte, di scarsa attenzione a quella che era la problematica, sapendo che non è semplice, perché come mi diceva chi mi ha preceduto, oggi in continuazione, il caso dell'Ilva è emblematico perché ce l'abbiamo tutti i giorni in televisione, in continuazione si cerca di mettere in contrasto la tutela dell'ambiente e della salute con la necessità
di garantire l'occupazione e motivi di sviluppo, e questo lo riscontriamo in quasi tutti gli episodi che stanno caratterizzando anche il nostro territorio, perché non è un caso che in questi anni in moltissime parti della nostra regione si sono formate anche piccole e medie imprese che operano nell'energia alternativa, e quindi anche loro sono spesso protagoniste di richieste che riguardano interventi che hanno ad oggetto la produzione di energia alternativa. Quindi chi ha il ruolo di amministratore si trova quasi quotidianamente di fronte all'esigenza di e il dovere di garantire la salute e la salubrità dell'ambiente, quindi per tutelare tutti questi diritti che sono stati ben descritti in precedenza, e dall'altra parte c'ha chi tira dalla giacchetta perché effettivamente la crisi morde, perché l'occupazione stenta sempre di più, perché le imprese chiudono, e questo chiaramente questo rende ancora più difficile di fronte a progetti che hanno già una loro complessità tecnica, diventa ancora più difficile il ruolo di chi ha addosso, si sente addosso anche la responsabilità di eventualmente creare delle occasioni di crescita. Non è il caso dello stoccaggio di San Benedetto, che a livello occupazionale ha poco e niente, perché si tratta di un impianto che non crea ricadute sul territorio sensibili. Mi era un discorso ovviamente legato a quel ragionamento che si faceva prima sullo sviluppo che le energie alternative hanno avuto in Italia attraverso una distorsione di quella che era le buone intenzioni che erano alla base di una legge che incentivava le produzioni di energie alternative. Quindi il senso, se sono stato, spero di essere stato chiaro, è questo, che i cittadini questa volta con un atteggiamento assolutamente di buonsenso, spesso vengono additati, comitati come che hanno un atteggiamento quasi talebano, ideologico, ma in questo caso che ho visto mi sembra che faccia parte di tutti gli interventi che ci sono stati, che si sono susseguiti, chiaramente ho visto quel buon senso che ha permesso anche alla politica di migliorare nella sua attività e di crescere, perlomeno questo è successo anche al sottoscritto, nell'approccio al problema che si era posto nella mia città. Grazie ancora per l'invito. Grazie al dottor Canducci per il suo intervento. Chiamo adesso Alessio Terrenzi, sindaco di Santa Pina Mare, per lo stoccaggio. Ringrazio anche i saluti anche dei sindaci di Coridonia, di Montepulcino e di Isola del Piano, che sono intervenuti, e i consiglieri regionali che sono intervenuti, ma sarà complesso prevedere degli altri interventi rispetto alla scaletta, perché siamo già un po' in ritardo rispetto ai tempi. Me ne scuso, ma purtroppo non riusciamo ad inserire ulteriori interventi nella scaletta che abbiamo già inserito. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Io proprio per darvi proprio per farvi guadagnare tempo leggerò il mio intervento, sia perché ci aveva detto di rimanere nei termini, quindi nei 7 minuti, e sia per cercare di non dimenticare nulla. Ovviamente voglio iniziare dai ringraziamenti ad Adriano Mei e tutto il comitato per averci dato la possibilità oggi in questa sede di portare il nostro pensiero. Noi a Santa Pina Mare dovrà essere realizzata una centrale stoccaggio gas, quindi voglio comunicarvi che il mio parere è negativo, come è negativo il parere della mia giunta. E addirittura, cosa più importante, siamo riusciti ad organizzare un consiglio comunale aperto, e tutto il consiglio, quindi maggioranza e minoranza, hanno deciso di votare contro alla realizzazione di questa centrale di stoccaggio gas. Questo secondo me è stato un intervento importante, il coinvolgimento da parte dei cittadini. Mi presento, comunque sono Alessio Terrenzi, sindaco della città di Santa Pina a Mare da 3 mesi. Ci tengo anche a dire che sono il sindaco più giovane della provincia di Fermo, ho 34 anni e quindi sono stato eletto a maggio, e siccome ho sentito, questo ci tengo a dirlo perché spesso dietro le mie orecchie sentivo citare il vicepresidente Petrini,
e quindi sembra che tutti si stanno scagliando contro Petrini. Petrini è stato. Lei non c'è stato a sentirlo a Petrini. Petrini, no, io la penso io la penso come lei, nel senso che io sono contro. Era per dire semplicemente. Per dire semplicemente che lui è stato sindaco di Porto Sant'Elpidio, io sono sindaco della città di Sant'Elpidio a Mare, quindi 60 anni fa era un'unica città, no? Questa era. Io sono stato nella precedente amministrazione e ero, io non mi voglio reputare un politico, ho 34 anni, ero uno che ha passione della politica e quindi che la politica la fa veramente per passione e ero del Partito Democratico. A settembre dell'anno scorso ho stralciato la tessera e mi sono candidato con il ministro Cinque. Quindi noi veniamo fuori, quindi un'esperienza civica e abbiamo tirato avanti una campagna elettorale molto, adesso ve lo leggerò perché per non dimenticare ci sono tutti i pezzi della composizione, una campagna elettorale molto impegnativa ma allo stesso tempo esaltante, perché il tema principale che abbiamo posto, cioè quello della partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali che li riguardano, e qui proprio il coinvolgimento dei cittadini da parte della regione, da parte anche di alcuni comuni è mancato, è stato capito appieno, tanto che il successo elettorale che abbiamo ottenuto è andato perfino al di là delle nostre più rosee previsioni, tanto che abbiamo vinto al ballottaggio con il 63% dei consensi e siamo andati al ballottaggio, ci tengo a dirlo, proprio contro il PD di cui io facevo parte, quindi contro Petrini. Così quando appena insediati ci siamo trovati tra i piedi una vera e propria grana come quella di uno stoccaggio del gas che si intendeva realizzare sul nostro territorio, non abbiamo davvero impiegato molto tempo nello scegliere da che parte stare tra gli interessi di una compagnia come lei, diciamo, da una parte, e la tutela della salute, della sicurezza e del patrimonio dei nostri cittadini dall'altra. La scelta, ovviamente, decisa ed immediata, è stata la seconda, proponendoci fin da subito a fianco del comitato cittadino che si è immediatamente anche a Sant'Elpidio a Mare formato. Benché all'inizio si sia trattato di una decisione più istintiva che razionale, via via con il tempo e approfondendo la questione anche con l'interessamento di Adriano Mei, che ringrazio ancora una volta, e di altre persone che in questa vicenda ci hanno aiutato e che qui intendo sentitamente ringraziare, abbiamo aumentato il nostro grado di consapevolezza e di comprensione di questioni come questa, dove per fini meramente economici, e ripeto per fini veramente economici di alcuni ben individuati soggetti, si passa spesso sopra la testa di intere comunità che secondo alcuni dovrebbero solo subire passivamente quanto altri decidono per loro. Questo noi a Sant'Elpidio a Mare non lo vogliamo. Ovviamente non ci siamo piegati a questo modo di pensare e abbiamo iniziato una battaglia che sappiamo di lunga lena e che stiamo combattendo su più fronti. Da una parte quello giuridico, impugnando tutti gli atti che dovessero in qualche modo avvicinare la realizzazione di questo impianto. Lo abbiamo già fatto con il parere regionale e lo faremo a breve anche contro il via concesso dal Ministero dell'Ambiente. E dall'altra partecipando ai tavoli tecnici dove si discute della sicurezza di questi impianti. Siamo infatti attivamente presenti nel gruppo di lavoro del CTR con una nutrita delegazione comunale, della quale fa anche parte un nostro assessore che è qui presente con me, lo ringrazio, l'assessore Diomedi, oltre che un consulente tecnico, il dottor Serafino Angelini, che immagino tanti voi qui in questa sede li conoscono, che si è reso disponibile, tra l'altro ci tengo a dirlo, gratuitamente, e della qualcosa gli sono davvero grato, anche visti i sempre più magri bilanci degli enti locali. Grazie al suo impegno siamo già riusciti ad ottenere qualche primo positivo riscontro, anche se operando in un ambiente pregiudizialmente ostile, molte delle questioni tecniche che ha posto sono state accolte da sorrisetti di circostanza o dalle spallucce di coloro i quali ci siamo trovati di fronte, anche se poi tutte le perplessità che abbiamo sostenuto in quella sede le abbiamo trovate scritte una per una nelle prescrizioni imposte dal documento di via.
Questo anche a dimostrazione che le preoccupazioni che abbiamo hanno tutte un reale fondamento scientifico, e mi riferisco alla sismicità indotta e alle perdite fuggitive, non certo a cose di poco conto stiamo parlando, quindi cose molto importanti e pericolose per la sicurezza del nostro territorio e per la salute dei nostri cittadini. Ho terminato. In ogni caso la nostra battaglia è ancora in corso e non sappiamo se e quando si chiuderà. Ho però la concreta speranza che, per quanto lontana nel tempo, la conclusione possa comunque essere positiva. Sono infatti davvero convinto che una comunità consapevole e pienamente cosciente dei propri diritti alla fine sappia sempre trovare il modo per farli valere. Ovviamente alla mia collega sindaco di Petriolo, lei ha detto 3 anni, io sono 3 mesi, lei ormai... Io sono veramente determinato e stimolato e lavorerò fino in fondo e fino alla morte per far sì che questa centrale di stoccaggio a Santa Pio del Mare non venga realizzata. Bravo sindaco! È così che si fa! Grazie. Adesso per essere con Santo Pio chiamo l'avvocato Alejandro Arena per il suo intervento. Vice sindaco di Santa Maria Nuova. Buongiorno a tutti e grazie. Ho cambiato, aggiustato diciamo il tiro sentendo anche gli altri interventi. Volevo dire un sacco di cose, ma adesso mi limiterò a fare un racconto molto breve. È quello che è sul campo l'esperienza di amministrare oggi. Noi siamo al governo di Santa Maria Nuova da 1 anno e 3 mesi, quindi siamo tra la disperazione e l'entusiasmo dei sindaci che mi hanno preceduto. Appena arrivati abbiamo subito trovato, anche perché è stata una sorpresa, diciamo la verità, allora abbiamo detto: fateci capire dove siamo. Allora arrivo all'ufficio tecnico e chiedo, apriamo tutte le cartelle, la prima è l'introdotto, e lì ci dicono: sta attenta perché qui non si può fare niente, perché il corridoio ti presenta 3 alternative, cerchiamo di limitare i danni. Ma come limito i danni? Lo mando a Osimo, a Filotrano, i danni che valgono per me vanno per tutti. Allora abbiamo detto no, è una porcheria. Ci siamo espressi dicendo: questo non va bene, per tutte, non, siccome c'ho poco tempo non passo oltre. Poco tempo dopo dico: va bene, centrale a biogas, quale? Quella gemella identica a quella di Castelbellino. Quando dico gemelle, sono gemelle per davvero, perché se il 13 maggio veniva depositato un atto a Santa Maria Nuova, il 13 maggio, magari con qualche minuto di differenza, si presentava a Castelbellino. Tutte e due da 250, attenzione, perché sono tutte da 249 in questo caso. Dopodiché anche lì non si può fare più niente, perché è già sentita, è passato già un sacco di tempo, non potrò fare niente, e ne prendo atto. Guarda che dopo vai a pagare pure i danni, va bene. Arriva una letterina, l'imprenditore mi dice: guardate che dovete aggiustare la viabilità, perché ne voglio fare a 999. Ah beh, allora dico, qualcosa si può fare. Allora vado in regione, dico: siccome hanno chiesto un contributo ai fondi europei, vado a controllare, ma mi vuol dire, perché mi sembra che qui, io faccio l'avvocato, ma mi sembra che qui qualcosa non fila, perché non è possibile negli ettari che mi stai dichiarando di avere quella produzione. Quindi andiamo a incrociare i dati. Io ho incrociato i dati e, per farvela breve, è venuto fuori un casino, perché i 500.000 euro, 250 già intascati, mi hanno dovuto restituire, perché hanno dichiarato che era sentita la via quando la via non era sentita, e lì si sono bloccati. Va bene, non era sufficiente, perché si guarda che questi domani te la presentano di nuovo. E va bene, allora vado a vedere i documenti e apro le carte. E ripeto, io faccio l'avvocato, ma poi di la falda dove passa qui? Dov'è la distanza? Quando vado a vedere, le vasche stavano in un progetto da una parte, in un altro progetto da un'altra. Ho detto: ma a
andiamo, facciamo una cosa, andiamo a vedere giù che cosa c'è. Io sono andata con il mio capo dei vigili e non c'era niente. Certo, perché era necessario dichiarare che avevano iniziato i lavori per poter intascare i 250. Allora hanno detto tagliamo la testa al toro, decaduta, non si sono fatti più vedere. Quindi, pericolo scampato. Non passa molto tempo che arriva un imprenditore e ricordavo l'esperienza di qualche altro sindaco, nel quale mi dice, guardi che, e mi dà la mano con due mani, così, e mi dice, guardi che noi porteremo un sacco di lavoro a Santa Maria, perché abbiamo l'idea di fare un impianto alimentato a collina. Ok, io non sapevo neanche che cos'era, quindi ve lo dico molto tranquillamente, però mi informo. Cominciamo ad andare a vedere che cos'è, e allora dico, no, attenzione, per capire bene, io devo andare in regione, no? Allora passo per l'ARPA, vado in regione, e subito mi dicono, guarda, sto processo è troppo complesso per voi, fate una cosa, mandatecelo a noi. Dico, no, ma scusate, a quelli di Castelbellino? No, grazie, preferisco gestirmela da sola. E questo abbiamo fatto. Immaginate che il deposito di questa istanza è stato il 13 agosto, no? Sfortunatamente non comune, perché come ero in ferie, lavoravo più lì dentro. A 13 agosto, una corsa della Madonna, perché voi non potete darvi un'idea, ai nostri cittadini per spostare una finestra gli chiediamo 40 permessi e forse gli diciamo no. Questi fanno una centrale di questo tipo con una PAS, un procedimento che in 30 giorni, se non hai capito niente, non sei neanche in grado di dire due parole, te trovi con l'impianto autorizzato dietro casa. Ordine, e questo abbiamo fatto. Insomma, il primo agosto la regione non si è ricordata di fare una delibera, no, la 1191? Sì, quando mi ha presentato questa cosa? Il 13, no. Allora, intanto ragioniamo e devi adempiere alle prescrizioni previste dalla delibera regionale. Ok, torniamo in regione. Insomma, scusi, no, la pollina, che cos'è? Non lo so. Ah, perché? Non lo sappiamo, perché in alcuni casi la pollina è sottoprodotto. Vabbè, ricordavo quello. Ma in altri casi è rifiuto speciale, non pericoloso, ma rifiuto speciale. E il decreto ministeriale del 98 prevede una serie di prescrizioni enormi. Ma scusate, se pollina sempre è, sottoprodotto che sia, i rischi per la salute non sono gli stessi, se ci fossero, perché io a quel momento non lo sapevo. Ci faccia una richiesta di parere, nel frattempo però i 30 giorni si andavano bene lì. A quel punto che faccio? Dico no, facciamo una delibera della giunta nella quale dice noi siamo, diciamo, tenuti a tutelare a passaggio, non vorrei stringere ma è troppo complessa sta roba, e facciamo una cosa, chiediamo all'Assur che ne pensa e ce la qualifica come industria insalubre di prima categoria. Ah, non era così proprio, no? Allora diciamo, va bene, d'accordo, in base a questa cosa ci leggiamo fino in fondo la delibera regionale, e perché nell'ultima fase fulminati sulla via di Damasco qualcosa hanno messo. Allora diciamo, comuni fascia A, comuni fascia B, D, requisiti minimi per gli impianti, quelli comuni in fascia B, e una serie di prescrizioni tra cui le tecnologie, le migliori tecnologie disponibili, misure di compensazione eccetera eccetera. E noi abbiamo detto, perché io nel mio comune, nonostante sono in fascia B, devo utilizzare soltanto le prescrizioni per le zone qualificate come zone A e zone B, perché sono requisiti minimi, non requisiti massimi. E quindi noi abbiamo deciso, in base a tutta sta cosa, di chiedere all'impresa di adeguarsi alle prescrizioni previste anche per i comuni in fascia A. Come che la risposta che abbiamo ottenuto, perché qui tutti i problemi, no, si uniscono, si sono scatenati anche l'imprenditore e anche purtroppo i lavoratori che presuntamente andava ad assumere questa ditta,
e ci scrivono: pur premesso quanto sopra, ritenendo inaccettabili le iniziative del tutto arbitrarie e contro legge poste in essere dall'ufficio nostro, con la presente le comunica che in nome e per conto del personale, vabbè, i neoassunti, quelli che adiremo le vie legali nei suoi confronti e nei confronti degli altri eventuali responsabili che l'autorità giudiziaria vorrà ravvisare per il danno patito e patendo derivanti dal mancato guadagno e dal sicuro licenziamento, eccetera, eccetera. Quindi questa è la battaglia che tutti i giorni i comuni devono fare. Un ultimo passaggio è una cosa molto grave, secondo me, che riguarda in particolare la provincia d'Ancona. E anche in questo il comune di Santa Maria Nuova è stato l'unico comune che fino adesso dentro la multiservizi si è pronunciata contro. C'è un progetto strategico della multiservizi che passa per la creazione di un biodigestore molto importante che funzionerà tra Iesi in particolare, è direttamente collegato, troppo lunga la storia, quindi con il piano provinciale dei rifiuti. E questo impianto, se andrebbe, a parte per questioni cioè proprio di proprietà pubblica degli impianti, che è un altro capitolo che questa non è la sede, o forse sì, che comporterà dei gravi danni in una zona già fortemente compromessa. Devo dirlo, il Comune di Santa Maria Nuova si è già espresso con un atto del Consiglio in modo contrario a questa cosa. Speravo veramente fortemente che anche i sindaci dei comuni direttamente coinvolti facessero la stessa cosa in sede dell'assemblea dei soci della multiservizi. Hanno chiesto ulteriore tempo, secondo me tempo in più non esiste, secondo me si è persa una buona occasione, però chiamerei alla coerenza più assoluta, perché poi i sindaci dobbiamo trovare e gestirci con le leggi che altri prima hanno approvato e che adesso sembrano anche disconoscere. Cioè ci sono consiglieri regionali che vengono adesso a esprimersi contro queste cose quando prima hanno approvato la legge 3 e compagnia cantante. Quindi queste sono delle maglie, diciamo, molto strette che molte volte i sindaci devono trovare, diciamo, un modo per uscire. Vi ringrazio, stateci vicini, perché non è una cosa per voi. Chiamo tutti i presidenti di comitati qui sul palco una volta per firmare un manifesto che poi sarà indirizzato al presidente Spacca. E nel frattempo approfitto per chiamare il sindaco di Corridonia per un saluto. Grazie, poche parole perché so che sono fuori programma. Allora, la mia esperienza è più lunga, potrei dire dal 2007 sono sindaco, riconfermata nel 2012 al 64% al primo turno. La mia università è la Coldiretti, ho lavorato per 33 anni alla Coldiretti. Dunque a Corridonia non è venuto l'imprenditore per il biogas, forse perché conosceva la mia determinatezza e la mia tigna che non potevo permettere quando l'imprenditore agricolo, società agricola, non lo era, lo sapeva bene che io non avrei permesso tutto, si sono rivolti direttamente alla regione, avviando una via che poi l'ha sospesa, facendo ad hoc per lui le leggi che abbiamo detto regionali fino adesso. Invitata alla conferenza regionale, ci siamo presentati sotto il periodo neve, rinviata, poi non rinviata, lo sa ancora l'ingegner Calvarese quello che voleva dire, l'unica conferenza presenti dove rinvia comunque, visto il dissenso del comune, in questo caso oltre la mia contrarietà personale, ma il comune si deve esprimere con contrarietà per legge, parliamo febbraio, ancora non c'era la legge 3, noi avevamo la fortuna di avere un varco fluviale adeguato al PTC, dove in quella sede l'ingegner Carvalese dice, visto il dissenso del comune, il giorno dopo anche del consiglio comunale, perché abbiamo iniziato a dicembre con organi in stampa, consiglio comunale, si rinvierà tutto al presidente del consiglio dei ministri. 21 febbraio, vuoto totale. Il comune di Corridonia, anche se poi il 5 di maggio ero ricandidata, c'erano le elezioni, però gli uffici stavano
Nessuno ha parlato con i funzionari, nessuno ha parlato con la sottoscritta, parlo in questo caso anche della politica che io, come voglio dire, dal 2007 sono sindaco e ho anticipato forse la politica di una lista civica trasversale, dove al primo punto ho messo il bene comune di tutti, del territorio e della città di Corridonia. Con me possono parlare tutti, però non possono parlare quelli con la P minuscola come Petrini, chiaro? Chiaro, perché a me invece l'occhio, il Consiglio regionale ha fatto sì che stabilisce che doveva andare il Presidente del Consiglio dei Ministri. Un organo politico non lo dice in Consiglio regionale, sarà il funzionario che lo deve dire in base alla 241. Quando a me nell'unica conferenza verbale c'è scritto, poi il 24 maggio, guardate bene, il giorno prima del 25 maggio del ricorso alla consulta, l'ufficio legale della Regione Marche, sempre quell'ufficio legale che a parere come, l'emendamento come ha detto che non era possibile, da che è tutti scemi quelli di Corridonia che vogliono far valere il Valco Fluviale. Noi abbiamo saputo del decreto dopo l'impresa, dopo 15 giorni, questo è il rapporto per i sindaci nuovi che ha un sindaco che a tempo pieno, perché sono in aspettativa, vengo dalla Coltiretti, ma sono in aspettativa dal 27 maggio 2007, sto dedicando, abbandonando la mia famiglia al territorio di Corridonia. Questa è la più politica che noi oggi abbiamo in regione, dove lettera spacca, fatto ricorso al TAR, due in autotutela a luglio, mi rispondono con cose aberranti anche il TAR. Mercoledì abbiamo deliberato in giunta, anche se mi dispiace impegnare i soldi pubblici, il ricorso al Consiglio di Stato per fare in fretta, per sollecitare poi chi dovrà sollecitare e dare una risposta sulla legge 3. Però vi posso dire con tutta la buona volontà di chi mi ha preceduto, di tutti, io non conoscevo i comitati, però dal primo dicembre, se guardate le rassegne stampa, sapete come si è mosso il comune di Corridonia. Oggi che anche a Corridonia si è costituito un comitato, grazie, perché avremo ancora la forza in più, perché io mi sentivo in quella conferenza stampa, non da cretino come qualcuno ha detto, io se leggendo il verbale ho detto che 70 ettari, mi fa piacere perché poi siamo le stessa lingua, che 70 ettari non era sufficiente, dove prendeva il letame, tutto e di più, era tutto sbagliato, non potevo dire niente. Allora non lo chiede la mia presenza, se l'autorizzazione è unica regionale, fa in modo, però poi quando ogni anno, ogni tanto andiamo a votare, risponderemo a queste persone che ha fatto queste leggi. Brava. Grazie al sindaco di Corridonia per l'accurato appello. Chiamo Stefano Guzzi, sindaco di Fano, per il suo intervento. Sì, grazie dell'opportunità. Io ho sentito molte cose giuste che condivido, tutti gli interventi che sono simili in gran parte alle situazioni che stiamo vivendo nella mia città, nel mio territorio, a Fano, e non le voglio neanche riprendere tutte quante. Io ho apprezzato particolarmente l'intervento del direttore della Coldiretti, quando dice che l'agricoltura è fatta per produrre cose che si mangiano, come ha fatto il mio povero papà per tutta la vita. Una cosa va detta con più forza però, direttore, quando lei diceva la regione avrebbe potuto far la legge prima, la regione avrebbe dovuto far la legge prima, perché quando la legge la fai dopo che hai autorizzato 15 centrali vuol dire che hai fatto quello che volevi fare indipendentemente da quello che pensa la gente. Io sono un uomo fortemente motivato come uomo delle istituzioni, che crede fortemente nella politica nonostante i tempi. E quando dico politica non dico un partito in particolare, io sono oltretutto un esponente di una lista civica, sono il sindaco della terza città delle Marche, sono 9 anni che sono sindaco, poi dirò alcune cose ai neosindaci come consiglio senza presunzione alla fine. Ho fatto una campagna elettorale, la seconda
quando facevano il volantinaggio e in piazza per il corso contro di me con l'avviso di garanzia che mi era arrivato proprio in campagna elettorale. La correttezza, no? Della opposizione, condannato in partenza. Ho vinto per 64% al primo turno comunque e poi sono stato archiviato immediatamente dopo, perché ovviamente era un attacco molto strumentale in quel caso. Eppure non mi è passata la voglia di far politica, ma sono molto arrabbiato proprio perché ci credo e voglio continuare a crederci alla politica. Ma sono molto arrabbiato perché la Regione è un'istituzione che io rispetto e che deve essere la sintesi delle comunità locali, deve tener conto di quello che dicono i sindaci delle comunità locali, non può passarci sopra come un rullo compressore dandoci a tutti dei, non voglio dire parolacce, degli ignoranti, come fa un funzionario regionale che ha preso parecchio di servizio. Non può essere questo il ruolo di una regione e non deve essere questo il ruolo della politica. Io la rifiuto e la rigetto, ma ne voglio continuare testardamente a far parte, anche se io ho finito il mio mandato, non sto facendo campagna elettorale, sono al secondo mandato e ho finito tra un anno e mezzo. La situazione di Fano. Fano ha tre procedure, una quella sull'elettrodotto che qui è stata ricordata, sul quale abbiamo dato un parere negativo, espresso con una delibera proprio di giunta in risposta a Terna, già da tre o due o tre anni fa, non mi ricordo. Poi ha due centrali a biogas. Di quelle che noi siamo venuti a saperlo da quando la Regione ci ha convocato alla conferenza di servizi, 5 giorni prima, e quando abbiamo detto che non eravamo neanche preparati perché ci hanno convocato da un giorno all'altro, dice la legge prevede 5 giorni, il sindaco va bene così. Ci presentiamo in Regione, c'era con me anche il mio assessore qui presente, Luca Serfilippi, assessore all'ambiente, c'era anche l'avvocato Mazzi, dov'è? Un caso dei comitati, che era lì per altre cose, quel giorno, perché siccome ci conosciamo, ci stimiamo da tempo, è proprio partecipato in quel momento alla conferenza di servizi, a una delle conferenze di servizi. Bene, quella è stata una conferenza di servizi dove io a un certo punto ho chiamato il 112, i carabinieri, perché il dottor Calvarese, pagato dai cittadini delle Marche, non è che lui è lì con un diritto acquisito, e deve essere a disposizione nostra. Il cittadino delle istituzioni della Regione si è rifiutato categoricamente di scrivere a verbale quello che io gli chiedevo di scrivere, cioè che una delle due centrali che a Fano si vuole autorizzare, quella di cui si parlava quel giorno, è inserita in fascia A, cioè dove la Regione mi vieta di accendere i caminetti a legna, è inserita su delibera regionale in fascia A. Io gli dicevo, mi mette per favore a verbale che quella è inserita in fascia A, non ce l'ha messa, e mi mette per favore a verbale che è all'interno dell'area di tutela dei pozzi comunali dove si attinge acqua per l'acquedotto comunale, non ce l'ha scritto. Io dico, io per farmi scrivere queste cose chiamo i carabinieri. Bene, dottor Calvarese, dopo che io ho chiamato i carabinieri, si è alzato dicendo che si sentiva male, ha cominciato a tremare, ha dichiarato chiusa la conferenza di servizio, è uscito dicendo che io l'ho aggredito. Il dottor Calvarese il 20 di settembre ha denunciato il sindaco di Fano per aggressione. Io sono denunciato, querelato, ho dovuto mettere l'avvocato, da un funzionario regionale che, con tutto il rispetto delle persone e i loro ruoli, ma io devo essere denunciato perché volevo che si mettessero a verbale delle cose. L'aggressione sarebbe stata, secondo lui, il fatto che io gli ho preso un foglio dalle mani. Io in vita mia ho aggredito una persona 35 anni fa, ero poco più che ragazzino, quando mi incontro per strada ancora si gira, va via. Quindi Calvarese non lo sa cos'è un'aggressione, quella non è un'aggressione. Io ci metto perché bisogna anche un po' drammatizzare, ma credetemi, lo dico da sindaco, da cittadino, da persona, è grave un bel po' che un cittadino non venga ascoltato dalle istituzioni, è grave un bel po' che un sindaco, anche in questo caso di una città importante, ma al pari degli altri, non venga minimamente tenuto in considerazione nel rispettare i suoi diritti, doveri verso la sua comunità da un funzionario regionale. Bene, dopo quella traumatica conferenza di servizi io ho chiesto a Spacca per iscritto un incontro,
mi deve ancora rispondere, e lo conosco personalmente Gianmario, non è che ho un cattivo rapporto con lui, rapporto di grande rispetto, non mi ha neanche risposto. Deve contare i soldi. Bravo. Io, oltre ovviamente al ricorso al TAR sulle centrali, ho anche depositato una memoria alle procure della Repubblica di Pesaro e di Ancona su quello che è stato l'andamento della conferenza di servizi, perché se un funzionario regionale si rifiuta di scrivere a verbale il perché il sindaco pone un diniego a una centrale, vuol dire che sotto qualche interesse c'è, no? Allora io l'ho voluto dire alla magistratura, dopo io non so qual è l'interesse, non lo so, non lo posso sapere, però lo voglio sapere se c'è, e ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica e ho pensato, adesso vuoi vedere che Calvarese mi denuncia, invece vengo a sapere dal giornale che lui mi aveva già denunciato 20 giorni prima. Adesso però, finché si scherza, ma non è uno scherzo, adesso vi leggo invece le parole gravi, perché qui è stato solo sfiorato. Io capisco l'imbarazzo di qualche sindaco, e lo dico con affetto e con stima, non capite male, non è che vi rogo alcun particolare, ho anche l'imbarazzo del direttore della Coldiretti, quando si rivolge al vicepresidente della regione. È un'istituzione, ci abbiamo a che fare tutti i giorni, conseguentemente bisogna andare cauti. Allora, io vi leggo parole che sono registrate, perché è stato parte dell'intervento del vicepresidente della regione Petrini durante l'ultimo consiglio regionale, quando si discuteva di queste questioni. Io ve le leggo perché sono a verbale, quindi non mi può neanche querelare. Un passaggio del vicepresidente della nostra regione che ci deve rappresentare. Lui dice: io sono certo quanto voi che vanno tutelati i diritti dei cittadini, ma sono altrettanto sicuro che vadano assicurati anche i diritti di quelli che chiamiamo speculatori. Buoni! È la registrazione, non è una parola mia. Laddove quella speculazione è legittima, perché la legge è legge, sia di fronte al popolo infuriato, sia di fronte agli speculatori più odiosi. Parole registrate del vicepresidente della regione. Ma di cosa stiamo parlando? Ma se io sono vicepresidente della regione e so che ci sono degli speculatori odiosi, io quelle leggi le interpreto, le casso, le predispongo per evitare che facciano le loro speculazioni. Ma vogliamo speculare? Ma di cosa stiamo parlando? Io sono scandalizzato non come cittadino, ma come sindaco. Non può essere che i rappresentanti dei cittadini da noi eletti poi si pongono in questo modo. In quel giorno c'erano delle normative che potevano benissimo modificarla quella legge, ma ancora prima c'erano emendamenti presentati da qui presente consigliere Foschi, sono anche in conflitto di interessi mia moglie, però no, dal consigliere regionale Foschi, che quando ha discusso la legge 3 ha presentato degli emendamenti perché venisse inserita la obbligatorietà di via dentro quella legge, e non sono passati quegli emendamenti, sono stati bocciati anche dalla Giorgi, che oggi fa tanto la capo della classe, perché poi le cose bisogna dirle tutte, e bisogna sapere le cose, non bisogna arrivare alla fine a dire io sono il paladino di tutto quando voi create le condizioni perché si arrivasse a tanto. E questo faccio l'appello finale, perché ho sentito lo sfogo di qualche giovane sindaco che ammiro. Io sono il vecchio di turno in questo caso, facevo già l'assessore nel 91-92, una serie di vicissitudini storiche eccetera, e sono sindaco da 9 anni, non è la battuta quello che dico. Capisco lo sconforto dei tempi, non ci sono i soldi, città più grandi, patti di stabilità, che è la cosa peggiore, non si possono neanche pagare le ditte quando i lavori li hanno fatti, quando i soldi li hai, la politica è tutta uguale, siamo tutti dei delinquenti. Allora, intanto coraggio e forza, ma ne avete abbastanza, glielo dico io. Invece a tutti quanti voi che siete cittadini, io chiedo una cosa, ma lo chiedo non perché io ho bisogno di qualcosa, io sono alla fine della mia carriera politica, tra virgolette, ho finito di fare il sindaco, non fate di tutto un erbo un fascio, non fate di tutto un erbo un fascio, perché dentro la politica sono ancora persone che ci credono, che la fanno perché ne sono convinte e la fanno ascoltando i cittadini, hanno solo bisogno che voi li distinguiate e che non facciate tutto un erbo un fascio. Bravo. Che voi li distinguiate e li riconosciate.
consiglieri comunali, politici della mia opposizione, che è la maggioranza in regione, andare in giro a portare i loro parlamentari, i loro consiglieri regionali, a dire che avrebbero fatto loro le istanze dei cittadini. I parlamentari, se manca il curdate di cui parlava, scusate il dialetto francese, i consiglieri regionali hanno votato contro, cioè a favore dell'ultima volta, quindi il pellegrinaggio, portare, no, a cercare consenso periferico. Allora, se una persona per davvero coraggio lo esprime sia per la gente, sia nei luoghi deputati a prendere le decisioni, come hanno fatto molti consigli regionali, anche qui presenti oggi, e come hanno fatto tanti sindaci prendendo anche le denunce. Aiutateci, non fate tutto l'erbo un fascio, perché poi ci passa la voglia, e se ci passa la voglia, politica la faccio i delinquenti.